Canovaldi tutti giù per terra, ecco, per i nostri telespettatori quanto ci stanno vedendo in questi istanti, vogliamo spiegare questo concorso convegno cosa sarà? Allora, intanto Don Luigi Merola ci ha fatto l'onore di chiederci una collaborazione, noi siamo onorati di questo e ci siamo messi chiaramente a disposizione. Il tema principale è la legalità, per cui abbiamo studiato questo slogan tutti giù per terra perché insomma per una serie di motivazioni ci ricordava i bambini, il futuro insomma sono loro, la legalità possono garantirla chiaramente loro e per tutta un'altra serie di motivi che poi insomma in corso d'opera spiegheremo, visto che assisterete tra un po' ecco, al brevemente convegno. Anche per non essere poi insomma prolissi o logorroici con i nostri spettatori. Allora, niente, noi abbiamo organizzato per il 13 di febbraio a Cava dei Tirreni e per il 20 di febbraio a Salerno questo convegno con Don Luigi Merola. Il tema è la legalità intesa a 360 gradi. Chiaramente interverrà direttamente Don Luigi che presenterà anche il libro che ha scritto con il compianto Marcello D'Orta che si chiama A voce re creatura, dove ha raccolto i temi dei bambini napoletani che parlano di camorra, per cui insomma sull'onda di Io speriamo che me la cavo anche A voce delle creature ha un po' lo stesso senso. Collegato a questo convegno ci sarà un concorso che ci siamo inventati insomma per stimolare un po' i ragazzi e gli adolescenti di Cava e di Salerno. Questo concorso prevede la possibilità da parte dei ragazzi di presentare entro il 30 gennaio degli elaborati che parlino di legalità, possono essere delle foto, possono essere dei videoclip, posteranno questi elaborati sul sito ufficiale. Sono elaborati scritti? No, elaborati scritti abbiamo preferito di no perché era già stato visto, era già scontato. Abbiamo preferito parlare e consentire ai ragazzi di parlare nel loro linguaggio, che è quello della fotografia e delle immagini. Per cui, dicevo, ci sarà questo concorso, vinceranno i ragazzi uno stage presso un'agenzia di comunicazione che è la MTN che ha collaborato con noi di Cava dei Tirreni e il secondo posto si aggiudicherà invece un viaggio offerto dal CRAL Questura di Napoli. Sono ragazzi di quali istituti o con apertura totale? Allora abbiamo separato Cava da Salerno, quindi sono due eventi simili ma separati, quindi al 13 di febbraio avremo la partecipazione di tutte le scuole superiori di Cava dei Tirreni, quindi ragioneria, il liceo piuttosto che le altre scuole e a Cava idem, quindi è un concorso rivolto agli adolescenti. Invece sarai impegnata anche per ricordare Mia Martini, ci dici come? Sì, infatti, io da quest'anno ho l'onore di far parte dello staff del Mia Martini, sono la voce ufficiale di Radio Medua, che è la radio collegata al premio Mia Martini, sono riuscita in virtù di questo onore a portare a Cava dei Tirreni le audizioni del premio Mia Martini, che si terranno il 14 dicembre a partire dalle ore 15:30 al CUC di Cava dei Tirreni, Viale Crispi, infatti proprio per questo ringrazio Anna Maria Garofalo, la presidente del centro universitario cavese che ci ospiterà e tutti i ragazzi insomma che amano il bel canto possono partecipare semplicemente venendo direttamente se non possono formulare una richiesta di iscrizione prima, ma preferiamo insomma che mandino un sms al 347 4198 209 indicando nome, cognome, data di nascita e recapito telefonico e poi si presentano direttamente al CUC per essere sottoposti al vaglio e alla valutazione della commissione tecnica. Dobbiamo ripetere innanzitutto il cellulare, il numero e poi ecco la commissione tecnica che chi è formata. Ripetiamo prima il numero. Allora il numero a cui dovete mandare la richiesta di iscrizione è il 347 4198 209 e in commissione avremo il grande onore di avere l'organizzatore nazionale da ben 20 anni del premio Mia Martini che è Nino Romeo, regista della RAI e celebre amico storico di Mia Martini. Teatrale Li Curti, ecco. Dal 6 dicembre al 14 gennaio saremo qui perché non hai trovato casa altrove, ma parliamo prima della rassegna e poi parliamo della location. Sì, allora la rassegna parte il 6 dicembre con Rosaria De Cicco, la madrina della nostra kermesse, e finisce il 13 di aprile 2014, quindi sono 21 spettacoli e 15 compagnie teatrali in scena. Abbiamo anche dei personaggi, l'hai detto prima,
la De Cicco, ma ci sono anche altri attori importanti che hanno prestato poi tanti teatri, non solo di Cava di Reni, ma della nazione. Infatti sono compagnie teatrali che operano sul napoletano e sul salernitano. Una compagnia di Napoli lavora, sta a stretto contatto con il nipote di Pupella Maggio, quindi voglio dire, sul salernitano abbiamo attori professionisti molto validi. Hai pensato a un abbonamento? Abbiamo pensato a un abbonamento natalizio che parte il 6 dicembre e finisce il 3 di gennaio, e una seconda tranche invece parte il 10 di gennaio e finisce il 13 di aprile, al costo di 50 euro invece del biglietto unico che costa 6 euro. Ci sei uno sconto da approfittare. Ecco Gertrude, hai trovato casa qui? Ho trovato casa qui, ho trovato casa al Social Tennis Club, nel salone elegante del Social Tennis Club. E, purtroppo il teatro è in via di ristrutturazione, quindi ben volentieri abbiamo trasferito il nostro teatro Luca Barba al tennis. Hai voluto ancora ricordare Totò? Sì. Volevamo continuare perché Licurti e questa zona di Cava dove abitarono gli antenati di Totò. Camillo De Curtis. E quindi un invito a quanti ci ascoltano? Venite, venite in tanti, abbiamo un motto noi, sponsorizzate la cultura del teatro con la vostra presenza. Siamo di legalità oggi a Cava dei Tirreni per un progetto importante, quanto è determinante soprattutto inoculare la legalità ai ragazzi. È fondamentale, in primis ci sono le associazioni che si stanno dando da fare, sia del territorio sia la nostra Napoli, la Fondazione A Voce e Creatura. Vogliamo contaminare i ragazzi, come le malattie si trasmettono attraverso i virus, a volte che portano anche a determinate patologie. Noi vogliamo trasmettere i virus positivi, vogliamo fare in modo che il bene faccia rumore e che ci siamo stancati di essere spettatori, vogliamo essere protagonisti, e il cambiamento deve partire dai ragazzi, dai giovani, perché gli adulti purtroppo sono persi. Don Luigi, lei che vive una realtà ormai da anni e la conosciamo tutti quanti, ecco, secondo lei quel morbo che si chiama camorra si è addormentato? La camorra sarà potente, è potente, sarà sempre più potente finché non romperemo i legami tra camorra e politica. In questi anni sappiate che se la camorra è diventata quella che è diventata perché la politica l'ha appoggiata e viceversa. Loro hanno appoggiato, i camorristi hanno appoggiato i politici. Dobbiamo ritornare come ai tempi del terrorismo. Quando hanno colpito i politici, allora il terrorismo è finito. I nostri politici si devono svegliare, devono capire che quel potere che hanno deve essere un potere per il servizio e non a servizio del potere. In questi anni abbiamo assistito a una politica che è stata solo a servizio del potere. Quello che vediamo oggi anche nel centro-destra come nel centro-sinistra, perché i delinquenti ce l'abbiamo nella destra come ce l'abbiamo nella sinistra, così come persone oneste ce l'abbiamo nella destra come ce l'abbiamo nella sinistra. Oggi è solo una lotta di potere. Questa è la radiografia che io faccio dell'Italia. Questi non vogliono spesso il nostro bene e noi siamo qui con le associazioni e con quei buoni amministratori che ci vogliono aiutare per cambiare questo territorio. Giro, giro, tondo, quanto è bello, tutti giù per terra. Giro, giro, tondo, il mare è fondo, tonda è la terra, tutti giù per terra. Giro, giro, tondo, l'angelo è biondo, biondo è il grano, tutti ci sediamo. Eccoli qua, per te Don Luigi. Abbiamo voluto farti questa sorpresa perché soprattutto, insomma, stai in mezzo ai bambini dalla mattina alla sera, quindi abbiamo voluto, visto che fai sempre emozionare tu noi, abbiamo voluto emozionare noi te, e vedo che lo sei e sono anche un po' staticamente contenta. Sì, è vero. Poi da stamattina è stata una giornata intensa come tutte le giornate, come la vostra, però concludere con questo bellissimo intervento dei ragazzi mi riempie il cuore, perché purtroppo io ho a che fare con ragazzi un po' più grandicelli
che però insomma sono un po' pecorelle nere. Invece vedere anche cantante che ci ha allietato è la giovanissima cantante Io Canto, ha fatto Io Canto con Gerry Scotti fino a qualche giorno fa, Rosanna Ferrara, grazie per essere venuta, grazie. Far leggere ad una grandissima artista un brano di questo libro. Questo è un libro a voce del creatore che tu hai scritto con il compianto Marcello Torta, che ci ha lasciato un po' di tempo fa. È un libro che raccoglie i temi dei bambini, dei tuoi bambini, come li chiami tu, le mie creature, sulla camorra, che parlano di questo fenomeno che attanaglia Napoli e non solo. Io ho un po' letto, non a caso, guarda, per non essere sgridata, io non ti ho presentato come il prete anticamorra, perché so che tu ti arrabbi con i giornalisti, qui ce ne sono tanti, dopo ti puoi anche inveire contro di loro. Io so che tu non vuoi essere chiamato prete anticamorra perché tu non sei anti qualcosa, perché tutti i preti e tutte le persone civili sono anticamorra, ma tu sei pro qualcosa, sei pro bambini, sei pro speranza, sei pro futuro, e soprattutto tutto quello che fai è teso a sottrarre questi bambini alla forza della camorra, perché ho letto da qualche parte che insomma hai detto, è chiaro che se questi bambini stanno per strada poi diventano moschillo, no? Perché mi porti per favore questo pacchetto, e da lì comincia l'arruolamento. Sì, così è, Carmela. Io ringrazio innanzitutto tutti quanti voi qui di Cava o di tutte le associazioni che hanno collaborato con le scuole, perché potessimo anche noi vaccinare i ragazzi di questo territorio. Penso che già lo sono, perché ci sono educatori nelle famiglie, nelle parrocchie. Noi siamo qui per essere risorsa, non vogliamo essere capolista assolutamente di nessuna iniziativa, vogliamo lavorare insieme, in squadra. Su questi temi non ci dobbiamo più commuovere, ecco, io dico, bisogna muoversi, che è nata cosa. Che noi quando vediamo tanti ragazzi sfruttati in televisione oggi, che va di moda la terra dei fuochi, tutti ci commuoviamo, rimaniamo così, ci facciamo anche prendere dallo scoraggiamento. Vittorio ha avuto il dominio anche della camorra, che non è debellata. Io ho detto prima, mi hanno fatto una battuta dei vostri colleghi giornalisti, mi hanno detto: Luigi, ma la camorra finisce, non finisce, Gerit non finirà mai finché la politica non vorrà questa guerra, perché purtroppo la politica non vuole questa guerra, l'ha voluta e con forza di fronte al terrorismo e l'ha sconfitta. Perché noi abbiamo una sola arma, sarà a voce del creatore, i bambini di Napoli, come le vostre associazioni, sarà, come dice il colonnello del Monaco a Napoli, la penna, la cultura. Noi siamo qui perché sappiamo che l'unico modo per cambiare il nostro territorio è iniziare da questi ragazzi che hanno questi talenti. Tu, il tuo futuro già assicurato, come il futuro anche degli altri ragazzi, sicuramente. Ci dobbiamo mettere quello che fa l'educatore, mettersi a fianco. Io dico che stasera sono felice, perché stamattina quando sono arrivato a scuola, io sono tornato a insegnare, sono ritornato a insegnare l'unica scuola che sono rimaste libere a Napoli, a Scampia, precisamente Piscinola, e poi Sanità. Quando mi hanno fatto la proposta, da Luigi, l'unica scuola libera, io faccio sempre il parroco a Posillipo, a via Manzoni, a via Petrarco, no, sono sempre parroco di quartieri alti di Napoli, no, ho fatto il parroco a Forcella, a Marano, alla Ferrovia, ho detto subito di sì. Però stamattina sono rimasto male, perché i miei colleghi appena sono arrivato mi hanno dato una relazione su un ragazzo. Sociali, abbiamo bisogno solo della tua firma, perché questo ragazzo bisogna chiuderlo, non è possibile, bisogna toglierlo alla famiglia. Io ho detto, io come educatore non firmo, perché la sfida di un educatore è recuperare, non buttare fuori. Che abbiamo organizzato per il 13 febbraio a Cava dei Tirreni e per il 20 febbraio a Salerno. È un incontro sulla legalità. Io so che insomma tu hai tutta una tua visione riguardo a questo concetto. Incontreremo i ragazzi la mattina al liceo Genoino, anzi ringrazio la preside che ci ospiterà, che è Maria Olmina D'Arienzo, che è presente qui in sala. Una nostra amica dell'organizzazione è Floriana Filippone, che parlerà di un concorso che noi ci siamo inventati, no? Collegato, seduti a un tavolo, ci siamo messi a chiacchierare e abbiamo partorito questa idea. Vieni Floriana, vieni. Attività all'interno di questa fondazione, ci vuoi raccontare che cosa combini tu e i tuoi ragazzi in questa struttura?
Ecco, la fondazione nasce dopo l'esperienza di Forcella per continuare quel lavoro, perché si è solito in Italia, penso che questa è una malattia diffusa su tutto il territorio, da nord a sud. Cioè, qual è questa malattia? Che quando arriva un nuovo parroco, un nuovo preside, un nuovo sindaco, fa tutto il contrario di quello che ha fatto quello precedente. Invece di continuare, a meno una cosa buona, o si interrompe il cammino oppure non si fa più nulla. Non riusciamo più, dando anche una direzione anche ai ragazzi, di esempio, anche nella didattica. Cioè, questo fatto che poi, ecco, io ritorno alla sanità o a Piscinola, il fatto che ogni perché ognuno di noi qua ha una metodologia didattica diversa dall'altro, noi dovremmo assicurare ai ragazzi almeno 5 anni di continuità. Allora questo termine, questo verbo continuare, mi venne e dissi, dopo l'esperienza di Forcella, cosa posso fare? Mi presi una villa, per fortuna che lo Stato mi ha dato attraverso il comune solo la prima parte, la parte dietro non me l'ha data, perché se mi arriva pure la parte dietro tra 10.000 euro venga usata bene. Quando mi viene questa telefonata non sapevo come presentarmi, se presentando con la minicon o senza minicon, poi dice, ma se faccio un prete metà minicon, no. Però vado lì, vedo questo, che cosa mi vuole, come mi vuole aiutare. Quando mi disse mi voleva far diventare capolista di uno schieramento partitico, io dissi di no. Perciò qualcuno che leggerà questo libro, uno degli ultimi, e dice, ma perché Don Luigi ha fatto un capitolo su questo ex premier? Perché ho dovuto precisare come sono andate le cose, perché le cose non sono andate molto bene quando la stampa, e noi giornalisti, io sono iscritto pure io all'albo dei giornalisti, non sempre leggiamo, sempre studiamo, a volte facciamo copia e incolla, si riusce a dire una cosa e poi continuiamo a dire le cose storte. Allora ho dovuto fare un capitolo per precisare, io sono andato solo lì perché lui mi voleva aiutare per pagare la spazzatura, poi non mi ha pagato perché ho detto di no alla sua candidatura. Ma un prete non si può candidare, un prete non può essere di parte, il prete di tutti. Perciò, ritornando a noi, la continuità mi ha sempre affascinato. Siccome arrivò un nuovo parroco che non credeva in quello che avevamo fatto, ho pensato di fare una cosa autonoma, di prendermi un immobile confiscato alla Camorra. In Campania ne abbiamo 5.000, la Sicilia un po' di più, ce n'ha 6.000. Però pensate che già nella Lombardia e nel Veneto ci sono 500 immobili confiscati alla criminalità organizzata. Dunque, come vedete, a sud le mafie hanno messo le radici, però a nord ci sono i frutti più belli. L'albero ha prodotto i frutti.